Insomma, durante la conferenza stampa cercavamo, guardavamo tutti la porta per vedere se arrivava sto terzo, perché più di qualche volta si diceva, si parlava di questo terzo che potrebbe arrivare. Forza Italia rinasce, non ancora come gruppo autonomo, ma manca poco. Diciamo che un parto lungo, ok, perché ovviamente non tutti sono così determinati, forse da qui in parte anche l'esperienza aiuta, visto anche chi è stato in comune a portare avanti la costituzione di Forza Italia. Comunque, piaccia o non piaccia, comunque siete il primo gruppo regionale in Italia di Forza Italia. Certo, il terzo avrebbe potuto spuntare anche dalla porta. Presumiamo di non sbagliare nel dire che il terzo consigliere di Forza Italia arriverà da Udine. Quindi Trieste, Udine, porterà la Gorizia. Trieste è andato, Gorizia è andato, vediamo, ecco, ma ritengo che arriverà da Udine. Crediamo di aver fatto un gesto molto importante, l'ho definito con dei colleghi di un'altra emittente una funzione da elettroshock. Il centrodestra aveva bisogno di una spinta, aveva bisogno di qualcosa che lo rilanciasse sul piano dell'immagine, sul piano del rapporto con l'elettorato, sul piano di quella che noi riteniamo debba essere anche una politica d'immagine molto più attrattiva. Noi riteniamo di fare contemporaneamente un passo indietro e due in avanti. Un passo indietro a quando Silvio Berlusconi, dopo il golpe del 1993-94 che distrusse tutti i partiti moderati che avevano fatto la storia dell'Italia repubblicana e l'avevano difesa dal comunismo, Silvio Berlusconi raccolse la bandiera di quell'elettorato moderato e la portò alla vittoria. Questo è il passo indietro. I due passi in avanti sono, e questa è la mia profonda e la convinzione profonda mia e di Deanna, che in Italia i moderati sono la maggioranza della popolazione. Quando sono divisi, quando si presentano divisi, perdono. Noi vogliamo che Forza Italia costituisca il perno della futura coalizione di centrodestra, che riunisca in regione, in Italia e, se me lo permettete, a Trieste, dove cominciano ad avvicinarsi le elezioni comunali, costituisca il perno della coalizione di centrodestra dei moderati italiani. Senti, una domanda da gossip tegolezzi, visto che siamo in estate, ma in realtà non troppo. Tu non hai mai nascosto che dentro il PDL e subito dopo le elezioni regionali ambivi un po', dopo tanti anni di politica in consiglio regionale, ad essere capogruppo del PDL, e poi i friulani hanno detto di no perché tu eri uno, loro erano in 4-5, la faccia che non bisognerebbe guardare le singole province. Potresti essere tu, so che è tardato, ma potresti essere tu il capogruppo di Forza Italia? Nel gruppo misto, dove adesso io e Deanna provvisoriamente andiamo, il capogruppo continuerà a essere Renzo Tondo. Poi quando costituiremo il gruppo a tutti gli effetti, vedremo, ma questo non è assolutamente... Però ti piacerebbe? No, ma questo non è un problema. Io sono già contentissimo di essere stato rieletto per la quarta volta consigliere regionale, e non è escluso che nei prossimi mesi e nei prossimi anni mi occupi molto di più del comune di Trieste, perché riconquistare il comune di Trieste al centrodestra è assolutamente fondamentale. Beh, insomma, hai anche avuto Everest Bertoli che addirittura ti aveva proposto proprio sui nostri telegiornali come sindaco addirittura. Non lo so, io non pongo assolutamente limiti alla divina provvidenza, credo che il futuro sia nelle mani di Dio. Io credo che sia prioritario a Trieste riconquistare il comune di Trieste, per Trieste e per questa città che sta diventando sempre più uguale alla capodistria di Tito. Trieste è una città sporca, andate nelle gallerie, andate a vedere la galleria Fenice, andate a vedere la galleria Protti. Trieste è una città che sotto Cosolini sta diventando una città brutta, assomiglia alle città del socialismo reale. Vogliamo anche in questo senso dare una sferzata anche al centrodestra Trieste.
insieme a Bruno Marini nel gruppo misto rinasce Forza Italia, però insomma c'è questo gran fermento un po' da tutte le parti. In provincia di Pordenone già ci sono dei gruppi. Deanna, era una conferenza stampa col sorriso di un bel periodo di quando tu nasci politicamente con Forza Italia. Sì, io nasco non sono un azzurro della prima ora, arrivo in Forza Italia nel 1997 e nel 98 vengo lanciato nell'agone politico della presidenza della provincia di Pordenone. Poi in secondo mandato c'è stata un'evoluzione verso il PDL. Oggi io dichiaro che geneticamente appartengo a Forza Italia, non mi pongo il problema di scelte politiche contro qualcuno, contro qualcosa, potevo limitarmi a una semplice dichiarazione. Poi insomma, confrontandoci anche con il collega Marini, pensiamo di farlo per tre motivi. Inizialmente perché ha senso farlo prima del 30, quando ci sarà la sentenza del presidente Berlusconi, e quindi dopo, nel bene o nel male, è facile trovare una collocazione, uno schieramento. Personalmente io, ma anche Bruno Marini, diciamo, lo vogliamo fare prima. Il secondo è la genetica, che come dicevo prima è la mia appartenenza a Forza Italia, senza dover giustificare, forse questo è anche un limite, pregresse esperienze politiche o politiche in altri partiti o in altre forze politiche che non ho fatto. Il terzo è dare la possibilità di un rinnovamento. In questo momento io non mi pongo il problema di competere politicamente per la segreteria o d'altro, perché non è questo, sono un consigliere regionale. Mi pongo anche il tema che quando avrò finito questa esperienza avrò 69 anni, quasi 70 anni, e quindi creare in questo percorso la possibilità di vedere il partito di Forza Italia come il primo grande partito interclassista che lo è stato negli anni addietro e che oggi ha necessità, lavorando pure all'interno del Popolo della Libertà, di trovare una propria collocazione. Il nostro punto di riferimento resta Renzo Tondo, che è il coordinatore dei gruppi politici all'interno dell'intergruppo, e continuerò io a pagare il contributo al partito che in questo momento è il Popolo della Libertà. A settembre, quando nascerà, se nascerà Forza Italia come è nella logica e nella formulazione delle proposte del presidente Berlusconi, cercheremo anche di dare struttura e contribuire alla struttura del partito.